Buongiorno di nuovo, Marzia Sedoc da Chat Radio News TV e con la trasmissione A tu per tu con Marzia Sedoc. E questo oggi siamo in collegamento con un grande maestro di arte marziale e non solo, dico non solo perché facciamo raccontare da lui tutto ciò quello che fa e quello che ha fatto fino adesso. E io sto parlando del maestro Aldo Piatti. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Buongiorno. Allora, lei viene da vicino a Milano. Adesso gli facciamo dire come si chiama il vostro bellissimo paese. Allora, io abito a Bresso, che fa parte dell'Interland Nord di Milano. Ecco, allora, come ci sta a Bresso adesso con il problema proprio del Covid-19? Purtroppo siamo, come tutti gli italiani, siamo in ansia. Siamo in ansia perché abbiamo dovuto chiudere la nostra attività, quindi la palestra di Sì. judo, il nostro santo, e quindi siamo in attesa dei nuovi sviluppi. Ovviamente dobbiamo obbedire alle disposizioni perché è giusto così, Certo. e quindi siamo in attesa con la speranza. Io voglio, non voglio essere troppo ottimista, ma di aprire almeno nel mese di giugno o quantomeno ai primi di settembre. Sì, ma come siete messo proprio con le persone che sono infette o persone positive? Diciamo che nella fase 2 c'è stato un crollo, direi, verticale dei contagiati, e quindi ormai ogni giorno possiamo dire che non vi sono più casi segnalati, almeno quelli che sono alla nostra portata, secondo il comunicato del sindaco. Meno male, questo è già un messaggio molto positivo perché giustamente Lombardia è stata proprio peggiore regione di tutta l'Italia. Siamo stati nell'occhio del ciclone, come si dice, Sì. e ci siamo dovuti adattare. Abbiamo dovuto cambiare un po' i nostri programmi anche dal punto di vista del judo, piuttosto che del karate, insomma, delle discipline che noi insegniamo in palestra. Allora, lei è un maestro di judo. Dove si sta svolgendo questa pratica? Allora, ora non si svolge in palestra, Sì. come ho detto prima, Sì. per i noti motivi. Ma ogni giorno ci colleghiamo con i nostri piccoli allievi e a gruppi di tre, ma facciamo 4-5 collegamenti al giorno, Sì. in modo tale da farli giocare a casa. È un'ottima occasione, direi, anche per loro, per giocare con i fratellini o con le sorelline piuttosto che con i genitori. E quindi Certo. facciamo delle piccole cose, dei collegamenti di una ventina di minuti, però per tenerli, diciamo, sempre in contatto con noi, Ecco. perché in attesa di ulteriori e migliori sviluppi. Certo, perché quello è uno sport che si fa corpo a corpo. Sì, si può sostanzialmente, pensando al judo sportivo, c'è molto contatto, quindi Sì. non è pensabile che ci sia uno sblocco della situazione molto rapidamente. Si possono fare anche altre cose con molto minore contatto, Sì. ma naturalmente queste altre cose che riguardano sempre il judo sono comunque difficili da fare da soli. Ecco, ci sono degli esercizi che si fanno da soli, ma la stragrande maggioranza almeno vengono fatti in coppia. Ecco, perché questo è giustamente anche per rimanere comunque un po' in allenamento, per tenere il corpo Certamente. in allenamento. Ma soprattutto è un po' come il problema della scuola, è bellissimo che vi siano questi collegamenti attraverso i mezzi di comunicazione moderni, Sì, però la classe non si può sostituire, è insostituibile. è Il clima certo. della classe, così il clima del gruppo in palestra o nel campo di gioco, è insostituibile, è indispensabile, soprattutto per i più piccoli, perché non dobbiamo pensare tanto all'azione sportiva quanto all'azione, diciamo così, Certo. È socializzante. certo per i ragazzi. Ecco, e volevo anche parlare perché lei, anche se non dico male, presidente di un'associazione
un'associazione culturale. No, non sono presidente, ma una decina di anni fa ho coinvolto un gruppo di genitori che hanno dato vita ad una fondazione che si chiama Condivivere e a una cooperativa che si chiama Sì, si può fare, che si occupa di laboratori di vita autonoma e indipendente per persone con disabilità di carattere cognitivo, per intenderci sindrome di Down, autismo, danno cerebrale. Ah, con diversi, non solo con, io credevo che era solamente per sindrome di Down, ma anche... No. Tutto lo spettro cognitivo, anche l'autismo, non abbiamo problemi da questo punto di vista. Noi ci rifacciamo alla scuola di Nicola Cuomo, che è stato docente, purtroppo è mancato qualche anno fa, ma era docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, sì, che ci ha indicato una strada, sì, ha indicato ai suoi allievi che ora stanno proseguendo la sua opera, ma soprattutto l'ha indicato alle famiglie, una strada che permettesse ai loro figli, sì, di prepararsi per quello che oggi viene chiamato il dopo di noi, sì, cioè il dopo, quando non ci saranno più, certo, i genitori. Sì. Oggi loro si allenano proprio a vivere, la fondazione ha due appartamenti all'interno dei quali i ragazzi, noi li chiamiamo ragazzi ma è improprio, ci sono uomini e donne, sì, sono tutti maggiorenni, ci sono anche dei quarantenni, ecco, e si allenano a vivere e a gestire la casa per, sì, quanto riguarda tutte le necessità della vita quotidiana, sì, dalla spesa alla pulizia, all'ordine, al far da mangiare, a lavare i piatti, insomma tutto ciò che si fa comunemente in una casa. Ah. Si allenano, dicevo, perché un giorno dovranno essere pronti. Abbiamo dei mediatori, degli educatori per intenderci, sì, che li seguono, ma in maniera assolutamente non invasiva. Okay. E poi quello che conta è l'aspetto del lavoro. Ormai sette di loro, sì, sono o assunti già a tempo determinato in aziende, piuttosto lavorano alcuni in un bar, alcuni in un grande albergo di Milano. Oh. E sì, sono assunti a tempo determinato, quindi guadagnano uno stipendio che permette loro di vivere in maniera autonoma, senza, sì, bisogno delle sovvenzioni dello Stato e del Comune, che comunque Comune di Bresso, che comunque interviene anche economicamente per supportare le famiglie. Ah, bellissimo questo, e questo progetto quando è nato? Questo progetto, allora, la storia è lunghissima, non ve la so raccontare perché è partita 40 anni fa. Wow. Da una mia semifollia, cioè mi sono buttato in questa avventura che poi è risultata essere bellissima. Ma è nato appunto quando è nata la fondazione, quindi 10-11 anni fa. Okay. E l'idea era proprio quella di mettere nelle condizioni le persone definite handicappate, mettere nelle condizioni di lavorare. Sì. Partendo, ora userò un modo di dire, ma che è molto significativo, sì, partendo da ciò che loro sanno fare, perché in Italia esistono delle belle leggi per, sì, l'inserimento lavorativo, ma purtroppo non sempre le persone che vengono incluse nell'ambito lavorativo fanno un lavoro che li soddisfa. E certo, e che sono magari capaci di farlo. Noi invece lavoriamo molto su questo, partendo dal saper fare, da ciò che sanno fare, ecco, cioè si individua in funzione dei loro desideri, ma anche delle loro abilità, sì, ciò che sanno fare, okay, in modo tale che nel posto di lavoro producano. Bene. La nostra tesi è che la persona che viene assunta in un'azienda, sì, non deve essere un peso per l'azienda, ecco, perché l'azienda ha come mission il profitto, come giusto che sia. Certo. Bene, i nostri ragazzi, chiamiamoli così, sì, devono contribuire, devono essere utili alla loro azienda, devono produrre per, ecco, la loro azienda, e questo li gratifica molto. Ecco, molto molto interessante. Ma lei su di questo progetto ha scritto anche un libro? Io personalmente
personalmente non ho scritto libri, però per quanto riguarda il settore judo, c'è stato un po' una... Io ho incominciato 40 anni fa questa inclusione nei miei corsi di judo e questa mia scelta ha un po' contaminato il mondo judoistico italiano e non solo. Devo dire che il mondo judoistico, seppur a diverse velocità, ha compreso molto. A Roma, per esempio, c'è una palestra, un club che include in maniera veramente molto intelligente e soddisfacente ragazzi con queste problematiche. Ah, a Roma. E dove si trova? Dove si trova questo club? Per magari... Il club si chiama Judo Tomita e ha la sua sede al centro Don Orione, alla Camilluccia. Ah. Okay. Io ogni tanto vado per non solo per trovarli, ma anche per fare il mio lavoro di insegnante di judo. Mi hanno adottato, diciamo così. Ah, bellissimo. Sono stato adottato dal Judo Tomita. E lì vivono questi ragazzi? No, non vivono, fanno judo lì. Ah, fanno judo lì? Molto interessante. Loro non sono ancora arrivati a questa fase della progettazione della vita autonoma. Ci arriveranno sicuramente. Però sono cose che vanno fatte con molta cautela perché devono essere fatte bene. È proibito sbagliare. E certo, anche perché quando si sbaglia con persone fragili il danno è molto elevato. Sì, anche perché si parlano di diversi gruppi di disabilità e in ogni gruppo c'è il suo... hanno lo suo normale, la sua peculiarità, certo, sì, non sono uguali, sì. Siamo tutti diversi, sì. Naturalmente, certo. A maggior ragione quando vi sono delle patologie che provocano dell'handicap, è chiaro che vanno considerate una per una, è un po' certo. È come l'insegnamento del judo. Ritorniamo al judo, se vuole. Sì. L'idea del judo è proprio la mia idea del judo, è proprio questa. I miei corsi sono eterogenei, cioè le persone con disabilità sono inserite nei gruppi in funzione dell'età. Ok. Non ci sono gruppi omogenei. Perché inserite in un mondo, in una classe, dove vi sono prodotti di alta qualità, perché vi sono judoisti molto bravi, giovani, forti, ma anche più anziani, ma che non avendo disabilità, chiaramente sono portatori di modelli di alta qualità. Quindi le persone più fragili, meno esperte, non possono che trarre beneficio da questi modelli di alta qualità. Ok. Proprio lo scorso anno, quattro miei ragazzi sono diventati cintura nera. Ah, complimenti! E hanno fatto l'esame, io lo dico senza ombra di dubbio e di smentita, al 75% esattamente uguale a come l'ho fatto io tanti anni fa, quando sono diventato cintura nera primo dan. Complimenti, veramente, perché poi è anche un orgoglio, no? Certo, loro sono assolutamente consapevoli. Quando in alcuni gli esami sono un po' come gli esami universitari, si possono diluire nell'anno in quattro sessioni. Sì. E in alcuni casi sono stati bocciati, diciamo così, nell'esercizio che avevano presentato. Sì. Ne abbiamo parlato ed erano perfettamente consapevoli della giustezza del verdetto, chiamiamolo così. Sì. Non avevano eseguito bene, se ne erano resi conto e hanno accettato serenamente di dover ripetere quella prova. Ecco, signor Piatti, io volevo chiedervi, perché c'era un progetto, no, che lei fa da diversi anni con dei ragazzi, di portarli, diciamo, un posto in vacanza con lo sport. Sì, certo. Può raccontare qualcosa di questo progetto e se si fa ancora quest'anno, perché con questo Covid... Certo. Allora, diciamo che io sono un vecchio, ho 73 anni, e quindi sono uno dei primi in Italia ad aver proposto al mondo judoistico stage estivi. Okay. Stage estivi di judo,
per i più grandi judo, per i più piccoli anche attività di carattere polisportivo, cioè che artistico. Per esempio, lo scorso anno abbiamo inserito la pittura con una pittrice bravissima che Marcia conosce molto, sì, bene, un'amica in comune, le salutiamo, ed ha lavorato benissimo proprio con i bambini. Ma lo stagio estivo ha proprio questa caratteristica: intanto è includente, perché ci sono ragazzi di tutte le abilità, sì, di tutti i bisogni, che condividono una vita quotidiana fatta di lavoro. Dopo una settimana vanno a casa, sono stanchissimi, sì, non importa, ma quello era l'obiettivo. Vengono, fanno una vacanza, ma è una vacanza di lavoro, di studio, dello stare insieme, okay, per condividere. Per esempio, i più piccoli a turni sono addetti allo sparecchiare la tavola. Ah, vedi, bravo. E così imparano a sparecchiare, a fare le cose per bene, a pulire il tavolo dove hanno sporcato, così si rendono conto, certo, se hanno sporcato, certo, che non era il caso, che si sarebbero dovuti comportare un pochettino meglio. Ah, ecco, vedi, il progetto estivo, bellissimo, ha queste caratteristiche, vuole avere queste caratteristiche. Bello, bello. Speriamo quest'anno di poterlo fare. Sarà molto difficile per i piccoli. Spero, sì, almeno per i grandi, per i grandi, di poterlo fare a Clusone, nella ex casa del fanciullo, sì, è una località montana vicino a Bergamo, sì, e speriamo di poter fare ancora lo stage estivo dopo più di 40 anni che partecipo a vari titoli agli stage estivi. Proprio quest'anno doverlo interrompere mi dispiacerebbe molto, sì, sarebbe la prima volta che passo un'estate senza lo stage estivo e mi dispiacerebbe, ma bisogna fare di necessità di tutto. Certo. Speriamo di poterlo fare almeno con i più grandi. Se si farà, qual è il periodo? Se si farà, sarà la prima settimana di luglio. Ecco, la prima settimana completa, diciamo così, di luglio. Credo che ci sia proprio ancora qualche giorno. Ora non ho sotto mano il calendario, ma faccio in fretta ad averlo. Ecco, la prima settimana di luglio, dal 5 luglio, sì, dal 4 luglio all'11 luglio. Dal 4 all'11, allora speriamo bene che si può fare almeno con i ragazzi un po' più grandicello. E, certo. Allora, lei già anche un 5 per 1000, crede? Sì, allora sia la Fondazione Condividere che la cooperativa Se Si Può Fare, che diciamo la mamma di queste organizzazioni che si chiama Associazione Volontariato Sociale Agora, sì, che ho fondato io negli anni 90, sì, del secolo scorso, abbiamo 5 per 1000, si trova tranquillamente sul sito, basta cliccare o Fondazione Condividere o Associazione Culturale Agora oppure Cooperativa Sì Si Può Fare. Okay. Si trovano le indicazioni. Io ringrazio tutti quelli che ci aiutano, perché purtroppo di soldi abbiamo sempre bisogno. Certo. E quindi dobbiamo, proprio per collaborare con le famiglie e per cercare di abbassare i costi il più possibile. Sì, per i ragazzi. Allora, signor Aldo, è stato molto bello fare questa chiacchierata. Magari più avanti ci risentiamo, così se siete partiti, se io spero magari anche di venirvi a trovare, perché per vedere anche questo bellissimo progetto. Intanto, se lei vuole mandare dei saluti. Allora, io ringrazio tutti per questa chiacchierata, per questa intervista. La ragione per la quale io accetto sempre di fare queste cose è perché il mio progetto è sempre quello di contaminare la società. Sì. Noi abbiamo bisogno di cambiare il modello sociale. Il modello sociale è troppo distratto, è troppo legato all'assistenzialismo. Posso dire ancora una cosa? Certo. Io vorrei che le amministrazioni comunali comprendessero come è possibile, semplicemente, diamo dei numeri molto semplici, sì, se dessero 1000 euro al mese, uh-huh, a ciascuno per tutte le attività che loro svolgono e che costano, che è giusto che sia così, sì, 1000 euro al mese, uh-huh, io dico che, come succede adesso, l'amministrazione comunale si dimentica, tra virgolette intendo,
dell'esistenza di queste persone. Non hanno bisogno dell'assistenzialismo dei servizi sociali, non ne hanno bisogno, perché con questi 1.000 euro al mese è possibile fare questi progetti, attuarli e mandarli avanti tranquillamente, senza contare il dopo. Perché il dopo, tutti sanno che quando una persona con disabilità perde i genitori, nella stragrande maggioranza finisce in istituto. E sapete che cosa costa? Costa 50.000 euro all'anno quando va bene. Facciamo due conti. Quei 1.000 euro che io chiedo all'amministrazione comunale di Bresso, e che l'amministrazione comunale di Bresso ha dato per tre ragazzi, ha dato già da anni e continua a dare, farà risparmiare 50.000 euro all'anno quando i genitori non ci saranno più e i ragazzi continueranno a fare le loro attività, avere la loro casa, il loro lavoro e guadagnarsi da vivere. Bene, bene. È arrivato il messaggio. Allora salutiamo con questo messaggio importante. Ricordiamo che noi abbiamo passato già 1 milione di ascolti, e allora sicuramente il vostro messaggio sarà ascoltato da tanta gente. Ok, allora con questo vi saluto. Io vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione che mi avete prestato, vi ringrazio moltissimo. Grazie a lei, grazie a lei, Aldo Piatti, che è stato ospite qui da noi, Chat Radio News TV, e con la trasmissione A Tu per Tu con Marcia Sedok. Ciao. Ciao.